Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io faccio il video adesso perché sono stato ieri ad Ascoli, quindi sono rientrato tardi, poi oggi ho avuto da fare, insomma, eccetera eccetera, quindi lo faccio adesso, anche perché qualche mio amico mi ha detto: ma Dio, ma non fai il video perché abbiamo perso. No, non ci mancherebbe altro, lo faccio subito e sarò breve per questo video perché io è stato ormai, penso, detto tutto e quindi niente. Comunque, scorso è questo, la sintesi della partita per quanto riguarda il Pisa è questa: Mastino tirato la punizione, palo, fine. Io direi che c'è stato sì un salvataggio sulla linea da parte dell'Ascoli, ma niente di più. Il Pisa non ha praticamente fatto niente, quindi io direi che diciamo così, un 2-0 meritato, super meritato, strameritato da parte dell'Ascoli, e sfido chiunque a dire il contrario, no? Perché insomma, voglio dire, io sono andato ad Ascoli, quindi ce l'ho avuta sott'occhio la partita, no? Magari qualcuno dice: ma io in televisione l'ho vista meglio. Ecco, beh, se l'hai vista meglio, meglio così. E niente, che dire, due calci piazzati a favore e sono diventati due reti contro. E voi direte: com'è possibile? È così, andatevela a rivedere, perché alla fine andatevela a rivedere. Quindi due calci piazzati che in definitiva dovevano dire qualcosa per il Pisa, invece hanno detto qualcosa per l'Ascoli. Quindi che dire, niente, basta. E poi cosa ci sono stati? I cambi? È morso da una parte, Berra dall'altra. Berra ha preso, tirava palloni a casaccio, quindi come abbiamo poi visto anche contro la Regina, quindi un ragazzo che non ci siamo, è stato fuori tanto, quindi ha bisogno sicuramente di macinare bene. Che dire, Beruato ha detto il mister che era infortunato, perfetto, va bene, giustamente ha messo Hermansson e dopo ha messo Berra per cercare di risollevare la cosa, ma la cosa non si è risollevata. Poi per quanto riguarda gli altri cambi, direi buio totale, ininfluenti, perché ormai la partita era condannata, quindi inutile, ormai era condannata. Io infatti ho detto, io la partita è iniziata subito, siamo andati sotto, diciamo, gli ultimi, i primi 3-4 minuti, ma poi giustamente c'era il fuorigioco, chiaro, visto anche dal VAR, quindi, ma già lì la partita io l'avevo vista, ho detto qui non ci siamo oggi, e mano a mano davanti. Perché? Perché ti manca il centrocampo, ma soliti discorsi triti, discorsi vecchi, è inutile. Io a casa mia una volta si diceva: squadra che vince non si cambia, però turnover eccetera eccetera. Poi il mister è sceso negli spogliatoi, ha detto: è colpa mia, meno male. Ah, mister, va bene, giustamente, dice, io si può sbagliare, però io vi dico una cosa, le battaglie si possono anche perdere, no? Perché giustamente si possono anche perdere, però poi a forza di perdere le battaglie, ricordatevi una cosa, si perde la guerra. Una volta si diceva, è un detto, capito? Senza, per amor di Dio, è così, e quindi è così. Poi uno la può pensare come vuole, una partita giocata contro la Cremonese che veramente è, andiamo ad Ascoli. Io l'avevo detto anche in trasmissione, se vi ricordate, per me andava bene il pareggio, io ci avrei messo una firma, ma perché? Perché l'Ascoli è in corsa per i playoff e io avevo detto che l'Ascoli era una squadra pericolosa in tutto e per tutto, ma quello che dico io non conta, no? Siamo sempre lì, io non ho tesserino, non vado a Coverciano, o meglio non sono andato a Coverciano, quindi, ma io lo dico per quelli che puntini, va bene, qui è un cinema di Coverciano, qui ci vuole la testa, capito? Allora, quando si scende in campo bisogna dare la carica e avere la testa giusta al posto giusto, e cosa che non è stata. Poi si cambia centrocampo, mai cambiare centrocampo, sapete perché mai cambiare centrocampo? Perché il centrocampo è quello fondamentale che ti dà la spinta in avanti e ti dà, diciamo così, la possibilità di fermare l'avversario. Va bene? Datevela a rivedere la partita e vedete un po' che centrocampo abbiamo avuto. Quindi, e la chiudo, per me non ci siamo ancora con queste formazioni. Poi uno la può pensare come vuole, questo è il mio pensiero, e io mi raccomando, commentate ragazzi, commentate quello che pensate, perché ho visto, sono andato a vedere la dichiarazione del mister dopo partita e i commenti sono stati fatti, quindi
Vedete qua, commentate pure tranquillamente, Sandro ti stai sbagliando, Sandro non capisci niente, ma a me mi fa piacere, perché giustamente, cioè, a me mi piacciono i commenti, anche quelli che non sono d'accordo con me, ma perché? Perché di sì, perché uno se non è d'accordo dice: Sandro, non sono d'accordo perché secondo me stai dicendo boiate. Vabbè, a me io sono contento, cioè nel senso, va bene, c'è sempre la vita, c'è sempre l'amparare, poi non è mica detto che io l'analisi della partita l'ho vista così, cioè la faccio così perché a me è sembrato così, però poi uno dice no, non è così, e anche Nicolas, insomma, sul primo gol ha fatto una paperata, ma ci sta, perché alla fine Nicolas ha salvato tante parti, quindi chi ha detto ma Nicolas, sì, va bene, per l'amor di Dio, però cioè, può anche capitare, ma la partita è iniziata male, perché secondo me impostata male. Ecco perché te sei andato a finire in questa maniera. E si insiste. Vabbè, insistiamo pure. Ora col Cittadella tutti sperano. Vabbè, io ho già il biglietto, è chiaro. Quindi io sono a tasco di qualcuno, non mi venga a dire, ecco, perché io sacrifici, insomma, per la squadra, uno li fa volentieri, però ecco, a me andava anche bene perdere, andava anche bene perdere, però perdere dignitosamente, va bene, questo è il discorso, ma non in questa maniera, una cosa assurda. Due punizioni a favore sono diventate due punizioni contro, e io ho detto tutto. Bene ragazzi, per questo video io la chiudo qua, ci vediamo domenica sera dopo la partita Pisa Cittadella e speriamo di commentare un qualcosa di diverso. Io vi ricordo una cosa: commentate, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video sui social, eccetera eccetera. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domenica.